Quando si è costretti a vivere in una situazione di rischio costante anche per l'incolumità altrui, l'imperativo è uno e uno solo: velocizzare i tempi. Per la storica frana della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore non c'è tempo da perdere. Per questo a Belluno l'assessore regionale alla protezione civile, Giampaolo Botacin, ha riunito la task force con le università di Padova e di Firenze, oltre alle direzioni regionali competenti, tecnici di RFI e il comune di Perarolo. È una frana che purtroppo esiste da diversi anni e abbiamo cercato di trovare delle soluzioni quanto più definitive possibili. Gli esperti hanno convenuto sul potenziamento del sistema di allertamento e sulla messa in opera di interventi strutturali che possano ridurre il rischio frana. Sono interventi di vario tipo che riguardano l'alveo del fiume, quindi sia in destra orografica che in sinistra orografica, in destra per proteggere le abitazioni e l'abitato, in sinistra per cercare di sostenere il piede di frana, ma anche scaricare il carico che grava sulla frana, quindi togliendo metri cubi di materiale nella parte sommitale insieme a vecchie opere che ormai non sono più efficaci, e poi una serie di drenaggi. Sulla parte alta si sta già lavorando anche con i tecnici delle ferrovie. I costi degli interventi non sono ancora stati definitivamente stimati, ma le opere saranno contrattualizzate entro l'estate e i lavori saranno conseguenti. Un ventaglio di azioni concrete con l'obiettivo di garantire la maggiore sicurezza possibile a Perarolo e in particolare a quella parte alta dell'abitato su cui incombe la frana che lo scorso dicembre ha obbligato una dozzina di persone a stare fuori dalle proprie case per diverse settimane.